Ok, mo ricominciamo. Ah, questi sono i rotoli che servono fortissimo. Arriveremo mai alla nuova area? E mica lo so, eh. Mica me lo fa prendere questo che mi serve a me. Aia. Ehi, vabbè. Ok. Ce l'abbiamo fatta a prendere questo. Oh, ma la luce? Compriamo pure questo. Andiamo a mettere al magazzino. Vabbè, sono più capace. Un altro mi c'entra. Ok. Perfetto. Cos'è questa cosa sinistra? Destra. Qualche mostro si stava avvicinando e io non me ne sono accorto, per fortuna. No. Allora, muori, passiamo qua a mezzo, eh? Vediamo se dobbiamo sbattere un'altra volta. Ma che ce frega di sta cagata? Ecco, là davanti vedo qualcosa, ragazzi. Tanto sicuramente ci sarà quella che sta in giro con la pescatrice. Allora, eccoci. Questa è la prima. Vediamo che c'è. Cos'è? La Grecia? Vediamo chi incontriamo. Sicuramente
Sbarchi nei pressi di una vecchia barca a remi. C'è un uomo e chino vicino al falò a parlottare da solo. Ti avvicini con cautela. L'hai rigettato in mare. Cosa? Il libro? Che tu mi abbia scambiato per qualcun altro? No, non ho le allucinazioni. Sei davvero tu, non è vero? Ti senti bene? Si gira stringendosi le mani e parla al fuoco. È stato lui. Lui e sua moglie, maledetta, hanno ripescato quel vecchio libro, ma qualcosa avvolto nella nebbia l'ha seguito e ha squarciato la barca. Boom! Rivolgendosi sempre al fuoco come se stesse raccontando una storia a un bambino, l'uomo imita una brutale esplosione con la voce, facendo ampi movimenti con le mani. Quella cosa parlò, disse che ci avrebbero rubato il respiro, che presto non ci sarebbe servito più, e poi calò l'oscurità. Un'eternità più tardi alcuni di noi furono trasportati a riva dalla corrente e lui era ancora lì, con quel libro dalle mani. Rigettalo in mare, gridammo mentre la nebbia si infrangeva a riva. Credevamo, certo, si potesse tornare indietro. Argento e cremisi, il libro coperto del sangue di lei. Dice cose senza senso. Rigettalo in mare, l'uomo chiude gli occhi e trattiene le lacrime, la sua voce gli si fa lievissima. Ti prego, la guardiana del faro, lei ha visto tutto, lei sa dov'è arrivato, dove deve tornare. Dimmi di più su questo libro. Argento e cremisi, argento e cremisi. L'uomo ondeggia avanti e indietro fissando imbambolato le fiamme. Cosa sai riguardo la nebbia? Nasconde quella calamità, è una cosa malvagia, non te ne sei accorto? Cosa c'entra con tutto questo la guardiana del faro? Lei ha visto tutto quel giorno funesto. Chiedi a lei, implorala, dille che io. Si blocca, il suo volto cede alla disperazione. Vai via. Ok, quindi ci toccheranno a chiedere a Idola. So già i tre, quindi io direi di dormire un pochino perché se no diventa subito notte e non me va. Ora, con molta cautela, passiamo qua in mezzo, peschiamo qualcosa. Una moneta. Questo ormai è stantio, quindi si può pure buttare. Giustamente. Bene. Mando cazzara la vado. Oh. Senso di orientamento zero proprio. Ok, giù in fondo lì vedo un posto dove attraccare. Sgombro serpente. Oddio. Qua sotto le acque, ragazzi, si fanno putride. Tutto qua, 52. Azza. Ti sei sprecata. Perché per le reti? Ah sì, e non per questo che mi interessa di più. Sinceramente. Ok, due spazi nella stiva per contenere anche le canne, perfetto, questo mi serviva. Così mo potevo mettere più roba. Ok. Vulcanico costiero. Penso che questo sia vulcanico, non so perché, ma ho questa vaga sensation. Questo è tutto e quattro. Sarebbe da piale, in effetti.
Costiero, superficiale, mangrovia, vulcani, l'abissale, ce l'ho. Uno, due, tre, ne servono quattro, che non so, pochi in effetti. Costiero superficiale, mangrovia vulcanico. Costiero superficiale. Vendiamolo, va. Ancora c'ho bisogno di vulcanico superficiale. Vulcanico superficiale. Ok, perché questo è tutto 4. Ok. Costiere e mangrovia. Costiere e mangrovia. Forse non era qua che mi interessava sapere. Ok. Vulcanico, infatti. Vediamo se lo posso vendere. È comunque veloce, quindi teniamolo a questo punto. Bene, andiamo dove non lo so. Là c'è una cosa. Ok. Dio, che cos'è? Squalo? Chi è che mi sta inseguendo in questo modo allucinante? Puzza via! Bello, fresco, 136, mazza. Allora, dobbiamo capire dove mannà. Sicuramente qua. Io perché non mi faccio gli affari miei? Ok, qui ci sono un sacco di cose da prendere, dopo le prendiamo. Tanto non scappano. Wow! Un uomo ti viene incontro mentre stai attraccando, sfidando il vento e l'acqua. Che giorno meraviglioso, un nuovo discepolo trasportato dalle onde. Vieni a riva, debole creatura, riposa la tua anima stanca. Sono solo di passaggio. Sciocchezze, è stata la provvidenza degli abissi a farti arrivare qui. Io l'ho pregata molto e tu sei la risposta. E il rito della purificazione è quasi alle porte e tu sarai il mio sostituto. Ti ascolto. La tua prova inizierà immediatamente. Dimmi cosa cerca il tuo spirito. La felicità, la tristezza e il vuoto. Madonna. Cosa cerca il mio spirito? Felicità? Ho scontato. Tristezza e il vuoto. Mi piace il vuoto. Sì, un semplice contenitore. Solo coloro che sono privi di mortalità possono erigersi al di sopra. E la tua carne cosa desidera? Il calore del sole, il bruciore del sole, il gelo dell'acqua. Il gelo dell'acqua. Lo percepisco in te, un barlume di ciò che ti attende di sotto.
Concludiamo. Cosa merita il mondo? Tutto. Niente. Esattamente, eppure riceve senza sosta, consuma e prosciuga, ma presto si renderà conto di aver preso troppo, è già troppo tardi. La prova è terminata e ha ancora tanto da imparare, ma con il tempo acquisirai tutte le conoscenze. Ora, in qualità di mio iniziato, ricoprirai il ruolo di messaggero epurativo, proprio come l'ho ricoperto io per il mio predecessore. Le vicine cime divampano di un fuoco eterno, ma i focolari di pietra di questi tre idoli sono spogli e vuoti. Recupera tra le fiamme mistiche delle falesie alle nostre spalle e accendi i crogioli. Visita i santuari degli abissi. Te li indicherò, ti offriranno la loro guida, togliendo a me questo onore. Colonna di pietra. La colonna di pietra del tempio presentano, ok, incisioni raffiguranti figure e testi antichi. Quale incisione vuoi esaminare? Il banco di pesciolini. L'incisione raffigura un banco di piccoli pesci che circondano un'imbarcazione. I bambini affamati da soli sono niente, insieme la evocano. Sotto queste parole qualcuno ha aggiunto una nota in fretta e in furia. Non lasciare che ti prendano, bruciali. Le colonne di pietra del tempio presentano un'incisione raffigurata di... Ah, ok. L'enorme bestia senza occhi. L'incisione raffigura un grosso pesce con occhi cancellati, la madre cieca. Quando gli affamati non possono mangiare, lei si avvicina. Sotto queste parole qualcuno ha aggiunto una nota in fretta e in furia. È cieca, ma sente tutti i bambini, da evitare a ogni costo. La sorgente gorgogliante. L'incisione raffigura un gorgogliante sorgente idrotermale. L'alito della salvezza brucia coloro che hanno cattive intenzioni, soltanto i puri rimangono. Sotto queste parole qualcuno ha aggiunto una nota in fretta e in furia. Protezione, segui il magma, trovali. Ok. Statue. Quelle statue vuoi esaminare. Quella di sinistra. La statua regge un crogiolo di pietra vuoto. Che non ci posso mettere niente. Ah, ok, al centro. Ah, ok, questa è la missione che dobbiamo fare. Vediamo un po' che cosa ci ha segnato. Ok. 1, 2, 3, fante, cavallo e re. Qui c'è un altro punticino dove dovremmo andare a vedere che cosa c'è. Direi di andare subito, tanto ancora è presto. Vediamo quali tipo di pesci ci sono in questo mare magmoso. Stiamo andando bene, più o meno. Ci sono soltanto resti praticamente. Dopo peschiamo. La pietra mormorea sommessamente, agitando l'aria che la circonda. Alcune tenui sagome danzano sulla sua superficie, sparendo prima che i tuoi occhi possano sposarsi. Sì, vabbè, posarsi su di esse. Ok. La fredda pietra non risponde al tuo tocco. Andiamosene. Possiamo attraccare. Caverna Faro Antico. Risali i gradini che portano al faro antico. Alla base vi è una solida porta di pietra. Non ci sono maniglie, ma la porta ospita una grande cavità. Lo metto il pesce. No, eh? Non è possibile. Niente. La porta rimane chiusa. Caverna. Nella penombra della caverna riesce a scorgere alcuni dipinti su entrambe le pareti. Esamina la parete di sinistra. Questi dipinti raffigurano la nascita di una cavità. Nell'immagine un grande raggio di luce respinge una creatura tentacolare che emerge dal mare. Nella penombra della caverna riesce a scorgere alcuni dipinti, quella di destra. Questi dipinti raffigurano la caduta di una civiltà. Nell'immagine un'eruzione vulcanica distrugge un faro torreggiante, dalle mostruose figure divorano le persone, mentre gli edifici crollano tutto attorno. Ok, niente di che. Mi aspettavo qualcosa di meglio. Bene, allora dormiremo poi e questo sarà. Ok, stavamo qui, mo dobbiamo andare di là, cioè di là in queste tre X. Ok, quindi incominciamo dalla prima, però dormiamo, come al solito.
Oddio, oddio, i mostri. Ecco a posto. Ah, sono loro che si appioppano. Ma porca paletta! Sì, vabbè. Voi siete matti. Non ce la farò mai. Ah, ecco che mi serve, che scemo. Aspetta. Questo nuovo. No. Vabbè, sì. Ciao, Core. Allora. Via, potremmo fare. Stacchiamoci, non ci serve questo. Che è quello che ci ha dato, la nuova abilità che ci ha dato quell'essere immondo. Però questo non va bene, allora sarà questo? Sì. Ah, già finito, stiamo freschi. Mi sa che faccio una brutta fine. L'altare l'abbiamo trovato. Ah, ok. Altare di pietra, lastra verticale ospita un'incisione. Due pesci malformati che si contorcono al sole. Uno ce n'è, però non c'è sta l'altro, mannaggia. Un'incisione di due pesci malformati che si contorcono al sole. Ah. Ho una vaga sensazione che non è proprio questo. Però l'altare è questo, sì. A vedere l'altro là sopra, quindi giriamo di qua, mettiamo il turbo. Ok, è in bolla. Vabbè, sì. Un altare di pietra a lastra verticale. Ah, ok, mi chiede i pesci. Puoi tornare in seguito. Bene, questo mezzo mi serve i pesci e andiamo a vedere quello come dice. Come la vedo brutta. Aia. Qua un anelluzzo, lo so, non c'ho bombe per far saltare niente, quindi non posso. Ok. Ah, oh, qui c'è, porca valletta.
Ah, è questo quindi. No, ma mi sembra strano. Penso che sia questo. No! No, vabbè. Non ci posso credere. No, non è qui. Dove sta il pesce? Ma porca zoccola. Scusate il termine. Abissale. Ma non penso sia questo, però. Aiuto. Tutto buio, tempestoso. Come faccio? Non vedo niente. Vabbè, se. Tavoletta di vetro, ma questo serve a qualcosa secondo voi? Ah, ma non mi dica qui. No, vabbè, non ci posso credere. Aspetta, botte, tab, cabina, attività. Fai visita al commerciante. Porta tavoletta al commerciante. Ok. Illumina le statue. Ok, e questo abbiamo capito. Devo trovare pure una casa al cane. Troveremo una casa al cane, giuro. Ora, ma guarda dove sono finito. Non so dove sto andando. A posto, lontanissimo. Neanche lì. Ah, seguiamo il faro, ah. E innanzitutto vediamo se ci riusciamo a trovare dei pesci. Ma dove sto andando? Vabbè, sono le tre, praticamente è già mattina, quindi volendo. Rotola. Ok. Sono ingranaggi, abbiamo tutto che mo ci serve. Ah, praticamente è mattina. Eh sì, sono le 8. Aia! Allora. Io presumo che ci serva la canna abissale. Allora, il magazzino. Ancora è fresco, stranamente. Oceanica. Infatti, manca quella abissale. Dio, che era quello di pietra? Ah, ok, niente, sì. Ma lei forse qua ci va. Ah no, perché certo. Dobbiamo accendere prima quel coso e poi questo, sì. Allora. Dobbiamo andare da quella che ci mette le canne. Là sopra o laggiù? Mi ricordo, mi sa che era qua giù.
Sì, ecco, la vedo. Ah sì, è brutto. Vabbè, già che ci stiamo, ormai sono già le 5 del pomeriggio. Perché non mi fa sta là sto balordo? Che pappani! Allora, per continuare la cosa facciamo questo, va. Facciamo così. Visto che tanto non so. Se riuscirò a prendere dei pesci. Allora, questa è la rottura delle scatole, questo posto. E dove sta? Andiamo a parlare prima con quella del faro, va? Non è che forse più vuole questo? Come pesce? Dovrebbe essere la soiola. Ho dei dubbi. Ok, che c'è? Cosa sai riguardo al libro Argento e Cremisi? Al solo sentir nominare il libro la donna rabbrividisce. Me lo stai chiedendo davvero, dopo tutto questo tempo? Lo sai che deve essere restituito. Ti guardo con gli occhi pieni di compassione. Devi andare avanti per te oltre che per lei. Prendi tu il controllo, sbarazzati di quell'affare una volta per tutte. Ma che ha detto? Andiamo dal commerciante, va. Benvenuto. Benvenuto. Aspetta che c'è un po' di roba da darti qua. Ecco qua. Prima questa. No, perché non me lo dà? Mostra la tavoletta di pietra. Il commerciante prende la tavoletta di pietra e la esamina con attenzione, rigirandosela tra le mani. Notevole. Sì, credo che sia un frammento di una composizione più grande. Si allunga verso uno scaffale più alto e tira giù una lastra di pietra dall'aspetto simile, anche se molto più impolverata.
Qualche anno fa ho reperito quest'altro frammento. L'hai trovato vicino alle rovine della spina del diavolo? Yep. Immagino allora che ne siano altri laggiù. Per il momento questo lo tengo io. Mi occuperò di studiarlo mentre tu cerchi gli altri frammenti. Nel frattempo, hai qualche ninnola da farmi valutare? C'è una tonnellata, bello. Una tonnellata, non esageriamo. Tiè, non è che tante volte vuoi un cane? Aspetta. Magari vuole questo. Hai saputo, no. Scaricatore. Scaricatore se ne sta immobile sul ciglio del molo, fissando l'acqua, sembra paralizzato dalla paura alla vista di qualcosa. L'uomo rimane in silenzio e gli occhi sgranati. Resti con lui per un po', di tanto in tanto un fremito scuote il suo corpo e il suo respiro si fa affannoso. Sembra incapace di rispondere, all'improvviso si contrae e serra i pugni, strizzando gli occhi per lo sporso. Una lacrima gli solca la guancia. Noti che il suo collo e la sua tuta sono coperti da un fluido di colore scuro, lo stesso fluido che collava dal pacco che hai consegnato poco prima. Improvvisamente il suo corpo si rilassa e i suoi occhi si riaprono, sono confusi e inespressivi. Il fluido gli riempie i polmoni, una goccia di limo nero gli cade da un orecchio, atterrando sul molo per poi scivolare tra le assi e scomparire nelle acque sottostanti. Un volto tremante si gira lentamente verso di te, il suo respiro si fa pesante e rabbioso, decidi di indietreggiare e lo lasci da solo sul molo. Alla faccia del Kaiser. Allora, sta là, quindi, veloce come vento. Vediamo che tante volte lei vuole un cane. Grazie ancora per avermi aiutato. Non vuole un cane. Bene, abbiamo parlato quindi con lei, con la donna del faro, che però non è che ci abbia detto chissà quali grandi cose. Dobbiamo cercare il pesce. Dove vado? Non lo sei, vabbè, vabbè. Cioè, ciao, vabbè. Mamma che pippa, oh. Sono i delfini, mi rifiuto di pescare i delfini. Ho sbattuto comunque. Allora, mercante del pesce, vabbè, a soiola $17. Ah, per caso vuoi. Cos'è questo posto? Qualche civiltà, vabbè, ci frega niente. Scusa, veloce. Niente, nessuno vuole il cane. Scusa, cane, te li metto a posto perché sai com'è. Allora, vediamo di riuscire a fare qualcosa su st'isola, perché già mi sta a fare rode, ve lo dico. Ok,
sì, prima che lui. Ah, eccole. Eccolo. Fammene via un altro, anzi, semmai. Allora, questo va in quello. Cioè, non lo so, forse il secondo, sì. Perché passo di qua? Sto complicando l'esistenza. Basta complicarsi l'esistenza. Ok, ecco il primo altare. Ah, dai, uno l'abbiamo fatto. La roccia si spacca con uno schiocco assordante, dopodiché ti sgretola rivelando ciò che si nasconde al suo interno. Abbiamo tutto, alla grandissima proprio. Fiamma missile, è questo che mi interessa. Bene, uno l'abbiamo fatto. Dobbiamo andare a vedere il terzo, se gliela faccio, che sta lì, cioè qui. Non mi piace, però. Se solo riuscissi a capire dove sta, qui, qua lì. Ah, vabbè. No, ho sbagliato! È un po' più in mezzo alle cose, no? Un altare di pietra. Oddio, che è sta roba? So granchi. Quindi mi serve qualcosa per piarli, cioè le reni. Dice sì anche. Vabbè. Quindi per cui. E tanto secondo me li troverò qua. Io non è che vado troppo lontano. Troviamo qua. Ok, adesso andiamo dalla. Lei che sta proprio qua. Ah, mamma mia, sei una grande. Ok. Scusa, mi vedo una cosa. Ah, certo, mi manca la retina. Se non me la installo, che c'è. Ah, ma mi tocca comprarmela proprio, ragazzi. No.
E mo dormivo. Che devo fare? L'unica cosa che mi viene in mente da fare è questa. Cioè, no, no, vabbè. Tutti i posti qua, non mi posso più ormeggiare. Ah, follia. A vedere che tipo di mostro si è palesato, non è quello che mi serve. Orribile. Questo è uno. Io vado a portare perché non vorrei che poi mi dice che è troppo marcio il pesce. Tanto sta qui. Ok. Questo è uno. E questo è un altro. Ah, Granchio ragno. Questo è tipo nastice. Buh. Ok, vediamo che esce fuori. A quella giù in fondo all'altare ho pensato, quella che voleva il pesce marcio, ho pensato che devo usare l'abilità pesce marcio, proprio così. Forse... Eccola qua. Perfect, ragazzi. Fammi via pure questa. E dai, prendi tutto. Poco vado è quello che ci interessa di più di tutti, a dire la verità. Rispetto a tutto il resto. Allora. Andiamo a lasciare tutto il magazzino. Bene, c'ho più spazio. Allora facciamo così. No, va, fine. Ah, però forse c'era pure questo. Quante me ne servono? No, tre. E niente l'ho. Quasi quasi. Aggiungi 4 nuovi spazi allo scambio per la stiva, questo è meglio. Decisamente. Ok. Boh, questo a noi non ci frega più niente.
torniamo all'ultima, che useremo l'abilità quella pia tutti i pesci morti. Qua c'è il mostro gigante e vorrei evitarlo se fosse possibile. Sì, tutti i pesci marci. Sono in putrefazione ma non sono putrefatto. Ma perché non li tengo? Allora, famo così. Tac. Beh, si sono trovate vittime. Qui non ci sono vittime. Aspetta, innanzitutto famo così. Che questi devono uscire proprio fuori. Perché non me lo sono messo in cabina questo? Sì, cabina. Due pesci malformati. Ecco, abbiamo fatto. Pagliondore, talismano incastonato. Ragazzi, questa è la missione principale. Talismano al magazzino. Cioè, al magazzino, te pare. Quindi, abbiamo raccolto tutto. Presumo che questa sia una missione secondaria. Sì, e dove sta? Magazzino. Fiamma mistica. Divampa nelle mani della statua. Al centro. Divampa nelle mani della statua. E dai, eh. I preparativi sono completati, il fanatico ti attende. Che c'è? Sto cercando dei cimeli sommersi, è venuto qualche naufragio qui intorno? Forse, come questo, estrae dalla sua veste un antico orologio di Ataschino, la salsedine decrepita, fervente nell'aria circostante. Attrae anche te, vedo. Mi ha trovato durante il mio rito di iniziazione mentre ero alla ricerca di potenti creature. Quando l'ho recuperato, ha indebolito il mio spirito, ma con il tempo ho imparato ad apprezzare la sua singolare ninfa. E così farai tu. Il rituale sarai tu a portarlo con te. Ah, percepisco il gelo degli abissi, ci lambisce il tempo e il maturo. Vieni. Risali con lui i gradini del tempio, in cima vi è un altare di pietra nera sopra cui sono accatastati vari strati di legna scura e umida. L'uomo estrae dalla sua veste un antico orologio da teschio, da taschino che ipnotico oscilla nella brezza. È quasi tuo, possa esso contrassegnare l'inizio del tuo viaggio o la sua fine. Tenendo ancora l'orologio da taschino in una mano, si arrampica sulla pira e innalza la pergamena, quindi inizia a cantare. Che stai facendo? L'uomo ti ignora, il vento si alza e cosparge l'altare con acqua di mare. Una fredda fiamma blu si eleva dal legno fradicio ai suoi piedi. Basta! Il suo canto cresce in intensità. La gelida fiamma risale alle gambe del gruppo e il suo canto continua dalla sua voce e non traspare alcun dolore. Solleva le braccia verso il cielo, dopo qualche secondo l'inferno di fuoco lo inghiottì. Divampa per un momento, poi svanisce all'improvviso. Una fredda nebbia si forma sul pavimento del tempio, prima che il vento la disperda verso il mare. Del fanatico non ne resta alcuna traccia, è diventato polvere, la pira è fredda e umida. Esamina la pira. Reliquia scoperta. Ah, è questa del collezionista, allora. Fantastico! E vibra nella tua mano mentre le lancette girano virtuosamente tutto il vento intrigando. Allora, scusatemi, ma allora io
Ma che cacchio c'ho dietro al magazzino? Una tavoletta di pietra circondata da ossa e denti. Al centro è inciso un glifo che rappresenta una mano. L'unità di pesca 330. Fantastico. Aumenta la mia velocità di pesca. Questo ormai è in putrefazione, vedo pure buttare. Vabbè, teniamoselo quello, eh. Allora, lo so che è un po' più lungo questo video, ma è l'ultima reliquia. E voglio prima andare qui a lasciare varie cose. Ok, con questo non ci fa niente. Tanto per... E ora... Che è? Forse il cane lo posso mettere qua. Entra. È chiusa a chiave. E allora... Sali scalini rotti che conducono alla vecchia villa mentre le onde si ingrossano e si infrangono contro le colonne di basalto che ti circondano. Ti fermi prima di entrare la soglia. Che c'è? Ah, questo qui, con un sorriso beffardo, il collezionista tira fuori un tomo impolverato dalla mensola più vicina e dà un'occhiata alla copertina. Non c'è molto da dire sulle storie delle isole grigie. È decisamente noioso. Non fare il finto tonto, se è bene di quelli di provare. Il finto tonto, la tua ipocrisia è sfiancante. Suppongo che sia giunto il momento di rifare da capo tutta la trafila. Il libro degli abissi appare nelle sue mani, rivestito con la sua solita sporca copertina grigia. Forza, chiedi pure. Dove l'hai preso? Nell'aria che si frappone tra voi brillano granelli di polvere. Non te lo ricordi? C'eri anche tu. L'aria intorno al libro inizia a pulsare ritmicamente come un battito cardiaco che accelera. E c'era anche lei. Chi? Volevi dimenticare, mi ha implorato. La stanza inizia ad agitarsi. È quello che avevi chiesto. Dammi il libro. Le tue parole rimangono nello spazio tra te e lui. Non cambierai nulla, il libro è nostro. Avvicinati, fai un passo avanti nella stanza che scricchiola. In risposta il collezionista avanza verso di te. Cosa speri di ottenere? Sferri un vigoroso pugno con la mano destra mirando alla mascella del collezionista. Il suo volto si sfrantuma in mille pezzi che cadono a terra. Wow! Era uno specchio, sono me stesso. Sei patetico. Il libro degli abissi è nelle tue mani. Cerca di capire bene una cosa. Prima di lasciarci, sprofondare nella disperazione, lo so come farlo tornare. È tutto scritto nelle pagine, e ora anche tu hai visto di quale potere parliamo. Possiamo liberarla dal tuo sogno. Trovo l'ultimo cimelio e potremmo annullare tutto, annullare quello che hai fatto. Megoyos, ragazzi. Ah, vabbè, ma no, che me frega, io pensavo che fosse... Ok, quindi in teoria io lo dovrei sempre consegnare. Hai detto sì, lei rimangerà a quella profondità ed è scritto nel libro. Abbiamo quasi tutti i pezzi, ne manca solo uno. Non capisco chi sei, sono ciò che si è separato da te quel giorno in cui hai degradato gli abissi. Sono colui che potrebbe essere... Sono il te stesso privo di respiro.
Il libro contiene il potere degli abissi, lo estendo semplicemente qui po poteri a te. Ce n'è uno in particolare su cui vorresti saperne di più? Ah, vabbè, questi già abbiamo visti. Allora, no. Allora facciamo così. No! Ho distrutto lo scafo. Che c'è? Ho il libro. Ce l'hai avuto per tutto questo tempo. Non è così. Non ha importanza. Approfitta di questo periodo di lucidità. Questo è il momento di agire. Ricordi ancora dove è successo? In quella lugubre oscurità dietro la baia. Quando sarai pronto, ti indicherò la strada. Sono pronto. Attenzione, stai per entrare nella fase finale del gioco. Da qui i progressi non verranno salvati. Ah, ok. Perfetto. Allora no. E voi direte perché? Perché lo vedremo nella prossima puntata. Allora. Tesoro mio, finalmente ti ho trovato. Quando te ne andasti ero dispersa nel vento, ma ora mi sento quasi di nuovo intera. Ora resta una sola cosa da fare. Rigettami in mare. Ok. 1º giugno del 27. Ieri c'è stata la lettura del testamento di sua madre. Ovviamente la maggior parte dei possedimenti rimanenti sono andati direttamente a lui, ma con mia grande sorpresa a me ha lasciato in eredità il suo orologio da taschino. Curioso. Non mi piace molto, ma so che per lui significa molto che io lo tenga. Non posso fare a meno di pensare che si tratti di una frecciatina dell'oltretomba. Una cosa del genere è proprio il suo stile. Sono arrivato in ritardo in qualche occasione? Proprio non me lo ricordo. Bene. Allora. Mamma mia, quanto sia brutto. Non ci resta che andare. Ma non di giorno, di notte, famo di giorno. Mi sento meglio se andiamo di giorno. Allora, no, no, ma non è così. Ma che sta a fa? Devo parlare con lei. Che c'è? Sono pronto, dimmi dove devo andare. Stai per entrare nella fase finale del gioco. Da qui in poi i progressi non verranno salvati. Ok, perché così non essendo salvati, noi possiamo ricominciare da qua e poi vedere l'altro finale. Sì, da qui in poi i progressi non verranno salvati. Dovrebbero. Eh sì, già me l'ha detto. Dobbiamo aspettare che la notte sia più buia, quando l'oceano sarà com'era tanti anni fa. Quindi verso le 3, le 4, dopo le 7. A mezzanotte di fuoco. E ora ti indicherò la via. Segui la mia luce. Va e fa la cosa giusta per lei, rigettalo in mare. Allora, molliamo l'ormeggi e andiamo. Quale luce devo seguire? Oddio. Dove sta? Non lo vedo. Ah, ecco qua. Icche sì, qua dietro sta. Ma perché mi sono andato a filare qua in mezzo? No, innanzitutto fammi accendere la luce, che vedo niente. Presumo che sia là la luce, vero? Il faro dirige proprio lì, sì. Quindi let's go. E questo è il luogo, rigettalo in mare. Il libro tenta di vincolarsi dalla tua presa, spostando misteriosamente il proprio peso da un lato all'altro. I nastri d'argento si agitano venamente tra le tue dita. Rigettalo in mare. Sollevi il libro sopra la testa, da esso proviene un profondo lamento a cui ne risponde un altro, proveniente dagli abissi. Rigettalo in mare. Getti il libro nell'acqua schiumosa. Oh, oio, oio, raga!
La nebbia si sta disperdendo. Oddio. Madonna, che cos'era? Un mostro gigante. Ok. Bene, saltiamolo ragazzi, perché così vediamo l'altra fine. Quindi l'altra fine è quella di dormire, no, svegliarci, andare dal collezionista, quello che più o meno mi viene a nome, e dargli il libro che il collezionista abbiamo scoperto essere noi stessi. Quindi non capisco se questa è tipo una... quello che abbiamo visto è una fine buona o una fine cattiva, sinceramente non ho capito. Vediamo questa com'è, così lo scopriremo. Consegniamoci meno. Ecco che arriva, lo sento avvicinarsi con un ticchettio incessante. Hai l'orologio da taschino. Estrai l'orologio inspiegabilmente le lancette che prima erano ferme e ora si muovono appena, cercando di avanzare ma senza riuscirci. Posi l'oggetto davanti al collezionista. Sono passati decenni dall'ultima volta che l'ho visto, ma il suono del suo meccanismo rimane sempre vicino. E con questo la nostra collezione è completa. Ammetto di essere sorpreso, non credevo che avessi la determinazione per un compito del genere. Ora, con questi cinque cimeli in nostro possesso resta solo una cosa. Presto la rivedremo e ne sarà valsa la pena, lo sai bene. Sì, dobbiamo compiere un ultimo viaggio, questa volta verrò con te. Sono pronto. Attenzione, sta per entrare la fase finale del gioco, da qui i progressi non verranno dal male. Continua. Sì. I cimeli vengono con noi. Aspettiamo che la nebbia diventi più fitta. Se avremo fortuna, il mare non si accorgerà delle nostre intenzioni. Sempre a mezzanotte luna, luna, sì. Bene, la nostra destinazione è la distesa aperta a ovest di Midolla Maggiore, è segnata sulla mappa. Non dobbiamo restare troppo in mare aperto, ma con un carico così importante, affrettiamoci. La sua forma scompare dallo specchio, mentre ti volti per andartene, un brivido ti percorre dalla testa ai piedi. Il collezionista è con te e con il tuo spirito. Amen. Maps, è lo stesso punto da dove ci hanno indicato prima colei. Vediamo soltanto una cosa, voglio vedere. Ci è mancata la casa arcane, vabbè. No, te prego. No, vabbè. Non ci posso pensare. Mi sono danneggiato lo scafo. Che qui par suo, mannaggia la miseria, no? Eccolo. Vediamo che succede. E questo è il luogo. Qui ce l'hanno presa ed è qui che finalmente possiamo farla tornare. Soltanto qui, soltanto grazie a ciò che abbiamo realizzato. Apri il libro, le sue pagine sono congelate e da esse si solleva una gelida nebbia che ti avvolge le dita. Inizia a leggere ad alta voce. Oh, che bello! Per liberare un'anima persa, sospesa nel tempo, getti fuori bordo l'orologio da taschino. È incatenata negli abissi. Getti fuori bordo la collana. È necessario vincolarla un'altra volta a questo mondo. Getti fuori bordo l'anello. Apri la porta al cielo stellato. Inserisci la chiave nella serratura del Carillon e lascia riposare il mondo stanco. Getti fuori bordo il Carillon senza aver girato la chiave.
cazzo c'è la devo girare? Io è veramente tornata. Oddio. Cos'è? Un super mostro gigante. Quello che abitava gli abissi. Ah, bene, ecco. Tutto distrutto. Bene ragazzi, abbiamo finito Dredge, questo giochino di pesca, e non solo. Abbiamo visto i due finali, uno buono e diciamo uno cattivo, o viceversa, sinceramente non ho ben capito quale dei due sia buono. No, in realtà il primo consegnando il libro anzi, rigettando il libro in mare, quindi seguendo le istruzioni della guardiana del faro, in teoria abbiamo un finale buono, cioè noi veniamo mangiati da quel mostro gigantesco. Che siamo un po' Godzilla, e nel secondo finale invece noi seguiamo quello che viene detto dal collezionista che saremo noi stessi, quindi apriamo il libro, cerchiamo di far, cioè portiamo in vita lei, ma nello stesso tempo esce fuori dagli abissi una mostruosità abnorme e niente, poi nei titoli di coda si vede che la città, questa col faro, è tutta rasa al suolo, insomma, con le fiamme. Quindi mi pare di aver capito che la seconda è quella cattiva. Anche se noi non moriamo, come nella prima, però morono tutti. Bene. E il giochino mi è piaciuto. Probabilmente mi saranno mancate forse un altro paio di missioni secondarie, quelle di trovare alcuni pesci rari e portare il cane a qualcuno. È un'altra missione così, però insomma per il resto ho fatto praticamente tutto. Mi è piaciuto, l'ambientazione è figa, anche la varietà di pesci non è male, mi piace pescare in questo modo, tutte le bugie, anche quelle diciamo che sono affetti da questa cosa strana che non si capisce che cos'è, probabilmente è quella cosa che esce fuori alla fine, quel mostro gigante. E bene, consigliatissimo. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al mio canale Wrestling Gamer. Ciao e alla prossima!